Ti ho detto di portare una benda, l'hai portata? Certo, guarda qui che carina. Quest'oggi ragazzi metterò a dura prova la mia fidanzatina Dani. Infatti vedremo le sue conoscenze di Stumble Guys. Questo qui è il mio profilo personale di Stumble Guys. E siccome ho tutte quante le skin, anche le più nuove in assoluto, ne sceglierò qualcuna. Dani da bendata dovrà, attraverso piccoli indizi e alcune domande, riuscire ad indovinare che skin è, e se ci riesce gli shopperò l'offerta più costosa che ha sul profilo. Però mi sta venendo un po' d'ansia, sembra di stare a scuola a un'interrogazione. Alle interrogazioni ti shoppano gratis le cose sul tuo account? Beh no, in realtà questa è un'interrogazione più bella. Non quindi... è un'interrogazione, è un gioco. Indovina la skin e vinci un premio, scusami. Va bene, dai, ci sono pronta. Allora, okay. Mettiti la benda. Sai i nomi delle skin di Stumble Guys? Perfetto, iniziamo. Vabbè, allora faremo così. Siccome ci sono un sacco di nomi strani, in realtà neanche io li so, quelli precisi. Basta che praticamente mi fai capire che hai capito qual è la skin. Va bene. Ok, allora adesso ne scelgo una, vado, non so se andare cattivo oppure no. No, iniziamo con il più semplice. Uno semplice, vediamo. Ok, ci sono. Ho scelto la skin che devi indovinare. Ok, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché guardate qui quanto farò shoppare il mio fidanzato. Allora, ci sono diverse manche. Questa qui è soltanto la prima e hai 5 domande per indovinare. Ok, dai. Allora, un animale? Ma che cavolo, ma stai guardando? No, Robby, non sto guardando. Sì, è un animale. Ok, è un pinguino? Non è un pinguino, ti sei bruciata la seconda domanda, così quando potevi prima aspettare, prima di dire cose a caso. È arancione? Ragazzi, voi dite che è arancione questo coso? No, non è arancione, anche perché, ragazzi, guardate il nome, ragazzi. Di certo non può essere arancione uno con quel nome. Fammi pensare. Quarta domanda, Dani, attenzione, guarda che le ultime due poi dovrei dirmi effettivamente qual è la tua risposta. Va bene, mangia qualcosa che si trova nella foresta? Beh, che cavolo ne so io, Dani, penso di sì. Sì. Ma è un personaggio di Stumble Guys, non abita nella foresta, abita con Stumble Guys. Ci sto pensando, vabbè, uno tra gli animali che mi piace tantissimo su Stumble Guys è il panda, quindi dico panda. Che significa panda? Panda. Descrivi il panda. Allora. Descrivi la skin del panda che ti piace tanto a questo punto. Ok, allora, in realtà non sembra un panda, sembra di più una volpe per me. È in piedi ed è, secondo me, arancione. Arancione e poi ha un po' delle macchie bianche. Togliti la benda. Ma non è il panda, questo è il panda rosso. È il panda rosso, ma l'ho indovinato, Robby. Comunque sembra una volpe. Sì, per questo ho detto descrivilo. Perché se magari descrivi davvero un panda, non so, ma esiste il panda su Stumble Guys? No, esiste, Robby, panda. Il panda. Sì, esiste il panda, eccolo. Esiste il panda. Di conseguenza ho fatto bene a chiederti, insomma, descrivilo. Però sì, ragazzi, ha beccato davvero. Ok, quindi adesso prenderò il suo profilo e le shopperò io l'offerta più costosa. È solo il primo turno. Ce ne sono altri. Robby, mi spiace. Stai giocando con la più brava interprete di Stumble Guys. Ma se la seconda domanda l'ho usata per dire è un pinguino. Vabbè, pensavo ci fossero anche i pinguini. Ragazzi, come state leggendo? Dani Cagnano, il suo profilo. Sì. Negozio. No! No, no! Addio, ciao. Robby, dove sei andato? Non lo faccio questo video! Hai l'offerta da 60 euro! Ma sei scherzato? No! Io non lo faccio questo video! Vabbè, Robby, se vuoi compriamo qualcosa di meno costoso! No, ti ho detto che ti compravo questa e te la compro.
Ok. Ma pure fortunata. Azione completata. Mi fa male il polmone destro. Sì, oh, sì, sinistro, rompi destro. Mi spiace, ora vediamo cosa uscirà. Ok, acquisto completato. Cosa uscirà? Lo sappiamo cosa uscirà, Dani. Uscirà che ti puoi shoppare un sacco di giri e quindi puoi avere un sacco di skin nuove. Ti ho shoppato l'offerta più questo, sei tutto sta Ah no, ce l'avevo già. Ce l'avevo già il dinosauro, Robby. Sì, ce l'avevi già il dinosauro. Vediamo. Questa, leggendaria doppione. Dani, ti sto viziando troppo. Ogni video che facciamo assieme, praticamente ti shoppo 10 milioni di cose su Stumble Guys a spese mie, ti rendi conto? E poi sei pure scarsa che manco vinci le cose. Quindi che ti shoppo a fare le skin? Ragazzi, dovete lasciare tantissimi like, così Robby farà altri video di Stumble Guys su questo canale. Altri video in cui ti shoppo le cose. Scusi, ma queste sono delle truffe. Ragazzi, questa donna qui mi truffa perché dice: facciamo un video assieme in cui io indovino le cose. Tanto lo sai che non le so le skin. E invece le sai le skin. Pure il meo. Meo, sì, meo. Vediamo chi fa meglio il meo. Ok, votate nei commenti. 3, 2, 1. Meo. Meo. Io. Non puoi dire io non ho confuso di fare il meo. Perché mi hai tirato lo schiaffo? Mi è uscito nel demon. Ho capito, ma che c'entra la mia coscia? Ragazzi, abbiamo ottenuto una leggendaria che aspettavo da tantissimo. Ma che cosa? Il diavoletto. Ma non è vero, ma te lo stai inventando. Tu aspettavi da tantissimo tempo un diavoletto. Va bene, rimettiti la benda, secondo turno. Vado. Ah, questa volta è impossibile. Questa volta è impossibile a scoprirmi. neanche se sbirci la capisci. Sì, vabbè, però non devi esagerare. Ok, allora metto questa skin qui che ti assomiglia. Come mi assomiglia? No, ti ho già allora un è una principessa, è una principessa. Primo indizio è andato, te ne rimangono quattro. Non è una principessa. E la regina? Non è la regina. È un umano? È umano. Terza domanda, hai soltanto te due domande per indovinare, Umano. Si veste bene? Ma è questo secondo il mio gusto o secondo il tuo? Secondo il mio gusto. Secondo il tuo gusto no. No. Manca una sola domanda e poi scoprirai qual è lo skin. È di Halloween? Potrebbe anche essere di Halloween con questa skin. Cioè, molti ad Halloween si travestono da questa cosa. È una zucca! È la zucca di Stumble Guys! Hai sbagliato! Se tu sei una clown e quindi ho messo il clown. Ma io non ci assomiglio! Sì, guarda. Visto? Hai il naso da clown. Ascolta, voglio cambiare un secondo per poco tempo questo video. Che significa? Che ti metterai tu la benda e voglio vedere se indovini la skin che ti mostro. Ho capito, non è che cambi il video, cioè non... Sì. Sì, però se indovini a questo punto mi shoppi tu a me. Assolutamente no. Oppure se non indovini continuerai a shoppare sul mio account di Stumble Guys. Ma scusa, cioè non era, cioè... Ma è difficile indovinare. Dai, mettiti questa benda. Ragazzi, io non farò mai più video di Stumble Guys con Dani. Come? Questo è uno dei miei video preferiti di Stumble Guys. Sì, grazie. Grazie, prego. Buongiorno, buonanotte, salve, ciao, pizza, pasta, mandolino. Allora, Robby, sto per scegliere sceglierò... Fatemi pensare questo, sceglierò questo. Ok, Robby, vai, inizia con la prima domanda. Prima domanda. Allora. Ah, sì, questo qua perché mi è piaciuta la domanda che hai fatto prima. È un umano? Sì, è un umano. Sì, ok, allora ho già diviso tantissime skin. Allora, vediamo. Ah, ecco, questa domanda sarà fondamentale. Qual è la rarità di questa skin? Mettiti in difficoltà così. La rarità è epica. È epica, ok. Quindi ora il mio cervello sta catalogando soltanto le epiche, Dani. Sì, perché adesso ti ricordo tutte le epiche. Dani, scusami, lì ci sono comuni, non comuni, le rare, epiche e leggendarie e speciali. E io ho soltanto le epiche che mi devo ricordare. Allora, a questo punto ho la terza domanda su 5. Terza domanda. Ed è un umano, quindi anche un sacco di epiche sono andate via. Perché è un umano, quindi tu lo squalo. Sì, beh, quindi solo un umano. Quali umani stanno? Stanno lì. Ah, ok. E qualcuno della stirpe reale? Così c'ho tutte no, le principesse. No, non è un reale, Genshin. Mi spiace. No, come non è un reale? No, non è un reale. Non è un reale. Allora, chi sta? Ah, sì, possiede qualche arma? Sì.
Allora, ho capito! Cos'è? È il ninja! Dai, dai, ma non ci posso credere! Sì, Robby, è un ninja! Sì, il ninja! Let's go! Adesso mi tocca fare un giro gratis. Dani, guarda che... No, non voglio sentire. Volevo dire che ho rischiato tantissimo perché non mi ricordavo che c'era anche il gladiatore. Penso che anche il gladiatore abbia l'arma. Meno male che ho detto ninja. Stavo per sbagliare. Non posso credere, ecco. C'è un gettone, sono scarsa in queste cose. Sì, tanto meno male che ti scopri il giro gratis, perché io non ti sborso più un euro, cioè mi hai fatto spendere 60 euro per colpa del panda rosso. Però questo video mi sta piacendo tantissimo, Robby. Ah, sai cosa ti dico? Che quello che faremo domani sarà ancora più bello, quindi lasciate un bel like e ci vediamo nel prossimo video, perché io non ti scioppo più niente. Ciao ciao, mi raccomando, lasciate tanti like e iscrivetevi al canale. Io non ti scioppo più niente.